Siamo partiti proprio come convegno qualitato, quindi cerchiamo di non attardarci ulteriormente. Vengono a tavola adesso Anna Riva e Emanuela Veneziani. Anna Riva dell'Archivio di Stato di Piacenza e Emanuela Veneziani del Liceo Gioia di Piacenza, che presentano anche loro più esperienze, credo, uno più esperienze perché hanno fatto parecchi lavori. Comunque la loro esposizione ha il titolo Dalle scritture alla scrittura, metodi ed esempi di nuove forme di didattica nell'Archivio di Stato di Piacenza. Allora, cominciarla? Sì, comincio io. Beh, intanto noi siamo dei privilegiati nella nostra città perché l'Archivio di Stato è di fatto l'archivio della città, contenendo anche i fondi del comune, della provincia, degli ospizi civili, tantissimi archivi familiari, archivi di impresa, quindi i cittadini trovano tutto lì. Anche logisticamente siamo molto fortunati perché siamo proprio di fronte al liceo, per cui il lavoro per noi può essere quotidiano, lo vedete appunto dalle due puntine. Un'altra innegabile fortuna è quella che l'attività didattica nel nostro istituto e la collaborazione dalle scuole è da lontano 1978, quindi un altro anno saranno 40 anni. Noi abbiamo cercato di sistematizzare queste esperienze, abbiamo definito la prima fase con il direttore Piero Castignoli, l'insegnante di riferimento di queste esperienze, Vittorio Anelli, fra parentesi il nostro insegnante di lettere al liceo, col quale noi abbiamo cominciato ad andare in archivio. Lei è più diligente di me, ci è andata di più. Allora, nel 1986 queste esperienze vennero tutte raccolte e presentate al convegno fondamentale di Bologna Archivi e Didattica, di cui non uscirono mai gli atti, che invece furono presentati almeno localmente nel seminario di studio del 93, Scuola e Storia Locale. Di fatto non essendoci un archivista di riferimento, la parte del leone, diciamo, in queste esperienze le faceva l'insegnante prevalente di materie letterarie in un liceo classico. In collaborazione con l'Università di Pavia, con i docenti di riferimento di Storia Moderna e Storia del Risorgimento, che erano Giulio Guderzo e Xenio Toscani, si decise di far lavorare gli studenti della provincia di Piacenza e della provincia di Pavia con i metodi dello storico, partendo dal presupposto che tra ricerca storica alta e ricerca didattica la differenza non era di qualità ma di livello, semplicemente gli studenti producevano, in questo caso aiutato dagli insegnanti, degli articoli scientifici che venivano pubblicati poi sul bollettino storico piacentino. In questo caso l'archivista però era assente, la novità stava appunto nel riproporre semplificati i meccanismi della ricerca alta. Da tutti questi laboratori però, dal 78 all'86, viene fuori un protocollo che ancora oggi, più o meno consciamente o inconsciamente, noi seguiamo. Intanto tutto era discusso e ancora oggi viene discusso con gli studenti, cioè noi archivisti non prepariamo un dossier prima, sono gli studenti che se lo creano man mano rispetto al fondo che decidiamo di utilizzare. Il tema è sicuramente, come i nostri cugini lodigiani, scegliere un tema assolutamente stimolante, possibilmente con gli studenti. Vediamo, diciamo, l'estate prima di cominciare questi lavori, un esame preliminare della documentazione, insegnanti e archivisti e poi da settembre con gli studenti, una bibliografia minima locale, cui abbiamo aggiunto noi un testo che può servire di stimolo su quel particolare tema di un autore famoso che tutti devono conoscere. In più discussione e confronto di tutte le fasi del progetto con gli studenti. Questo allunga moltissimo i tempi, però fa partecipare gli studenti, in genere sono molto più interessati. Creazione sempre in accordo con gli studenti di schede per standardizzare la raccolta delle informazioni, in più, e questa parte invece spetta a noi, verifica di ogni fase. Quindi esposizione corale alla classe, poi noi correzione di ogni elaborato degli studenti.
Dunque, le cose, questa era la prima fase, appunto quella degli anni 80, vennero proposte sostanzialmente delle ricerche di tipo quantitativo su fondi seriali, quindi estimi farnesiani, stato civile napoleonico, per cui tutti gli studenti, che tra l'altro erano solo volontari e il lavoro si faceva al pomeriggio, lavoravano su fondi seriali raccogliendo le stesse informazioni per dei saggi scientifici. Le cose cambiano dal 96, quindi dalla metà degli anni 90, quindi quando anche a Piacenza c'è un archivista dedicato alla didattica, Giampaolo Bulla, e quindi comincia a cambiare un po' la didattica, in quanto diventa una didattica che si svolge in orario curricolare, facendo lavorare le classi al completo, prevalentemente scuole elementari e medie, mentre l'esperienza degli anni 80 era solamente su studenti volontari delle superiori. L'attività inaugurata da Bulla, che poi è quella che ha dato avvio ai nostri progetti, era soprattutto una didattica di visite guidate e laboratori brevi, quindi una novità rispetto a quella degli anni 80. Questo è l'esempio di un quaderno didattico che era stato messo a punto e distribuito agli studenti, mentre nella prima fase non c'erano materiali didattici, si vedeva. Ecco, cambia la didattica, ancora una volta siamo alla terza fase, quella attuale, negli anni 2000, quando ci sono tempi nuovi sia per la scuola che per gli archivi. La didattica si arricchisce, però il principio che abbiamo mantenuto è sempre lo stesso. In questo caso è lo studio, l'educazione al rigore e anche l'educazione al rigore filologico del rispetto delle fonti. Noi insistiamo molto sulle trascrizioni corrette dei documenti, sull'uniformità delle trascrizioni e appunto su questo. E poi si è potenziato molto rispetto ai primi lavori l'ambito della creatività, dell'educazione alla creatività. Il risultato è quello di una didattica attiva che rende gli allievi protagonisti. Lavorare poi con intere classi è quello di mettere in pratica una didattica estremamente inclusiva. Negli ultimi anni poi dobbiamo lavorare anche con studenti stranieri di età magari leggermente diverse. Ecco, le criticità che abbiamo incontrato è quella per esempio della formazione degli insegnanti. Difficilmente noi riusciamo a far partecipare un buon gruppo di insegnanti, ma anche un piccolo gruppo di insegnanti, agli incontri preliminari e soprattutto gli incontri preliminari di didattica dell'archivio, che dovrebbe essere indispensabile nella fase preparatoria di questo tipo di attività. Per cui nella nostra città gli insegnanti che lavorano su questo tipo di laboratorio non sono più una decina, non sono più di una decina e sono gli stessi dagli inizi dell'anno 2000, una buona metà studenti che ai loro tempi avevano iniziato i laboratori negli anni 80 in archivio. Diciamo che poi a partire dalla riforma Gelmini anche le ore sono diminuite, il lavoro è diventato più complicato e quindi questo ha portato ancora meno studenti a lavorare su questo, su questi temi. Abbiamo cambiato, quindi c'è una novità dei temi in archivio, non più ricerche appunto su fondi di questo tipo, ma viaggi nel tempo, viaggi nello spazio. Soprattutto abbiamo cominciato a sperimentare la scrittura creativa, che prima non era mai stato un obiettivo. Quindi noi iniziamo sempre per motivare gli studenti a riflettere con loro sugli obiettivi anche alti, quelli educativi, quelli che permettono di far acquisire a loro la consapevolezza del valore del patrimonio, del valore della memoria storica, preoccupandoci appunto che capiscano che sono esperienze che li aiutano a diventare più consapevoli delle opportunità, innanzitutto che il territorio offre loro di conoscere il
il loro passato e di diventare di conseguenza dei cittadini più consapevoli, questo appunto come obiettivo che cerchiamo di condividere con loro fin dall'inizio e di poi mettere in pratica nel percorso. Facciamo loro, tentiamo di far capire loro appunto l'importanza dell'archivio dopo averlo fatto loro conoscere anche come spazio fisico, perché il più delle volte arrivano alle superiori che non conoscono questo spazio e io insegno appunto a Gioia, che è vicino anche dal punto di vista fisico all'archivio di Stato, però la maggior parte insomma, degli studenti è la prima volta che entra quando iniziamo questi laboratori nell'archivio. Valorizziamo nel corso del percorso anche sempre il lavoro di gruppo, di solito a piccoli gruppi, coppie o gruppi di 3, massimo 4 studenti che costruiscono il loro dossier. La metodologia applicata è quella quindi della ricerca, dello studio scientifico e rigoroso, come diceva la dottoressa Riva, la standardizzazione delle procedure di schedatura e poi per quanto riguarda l'aspetto della riscrittura, scrittura creativa, il potenziamento delle conoscenze di narratologia e quindi delle competenze di scrittura narrativa ed espressiva e poi ovviamente la valorizzazione della didattica digitale. I tempi sono lunghi, come si diceva, è difficile inserire questi laboratori all'interno dell'ordinaria attività didattica curricolare, è più facile con il biennio che non con il triennio. Si sentono meno i vincoli dei programmi ministeriali e i tempi che poi devono portare all'esame di Stato. Quindi li avviamo in prima di solito con l'inizio appunto della consultazione delle fonti e della schedatura, poi si prosegue in seconda con la fase della scrittura creativa e, se riusciamo, della pubblicazione degli esiti. Gli ultimi lavori più articolati rispetto ai primi tendono a invadere anche il terzo anno. Ora vi presentiamo la carrellata delle nostre esperienze didattiche che sono pubblicate nella collana dei quaderni del Gioia Le buone pratiche e sono visionabili in formato PDF sul sito del liceo. Allora, il primo laboratorio ha previsto la consultazione del fondo del prefotrofio degli ospizi civili di Piacenza e ha avuto come esito questa raccolta di racconti dal titolo Esposti alla vita, titolo evocativo, connotativo, rimanda quindi ai protagonisti che sono gli esposti però mette anche a fuoco un'esperienza esistenziale proprio caratterizzata dalla difficoltà e dalla precarietà. Il secondo laboratorio, Signori in carrozza, oltre ad essere un viaggio nel tempo, è anche un viaggio nello spazio, con un solo punto di vista, che è il punto di vista del marchese Antonino Casati, che ha lasciato lettere e diari dei suoi viaggi. È un intellettuale vissuto tra fine Settecento e primi Ottocento che incarna il tipo di viaggiatore settecentesco che compie il Grand Tour. Il terzo laboratorio invece è stato realizzato in relazione agli eventi commemorativi della Grande Guerra e ha previsto la consultazione di lettere
conservate all'Archivio di Stato, di Pietro Castagna e di Giuseppe Cantù. Sono lettere quindi che presuppongono punti di vista diversi, perché sono le lettere dei soldati, ma anche quelle dei loro familiari e anche soprattutto i due fascicoli, dunque diversi punti di vista, perché Giuseppe Cantù rappresenta il punto di vista della popolare, del contadino non alfabetizzato, invece Pietro Castagna è un giovane intellettuale, studente universitario, quindi si evidenzia anche la differenza dei registri linguistici, oltre che anche delle posizioni ideologiche. Questa è la copertina di Esposti alla vita, e nelle diapositive che adesso scorro velocemente ritroviamo le fasi di lavoro, quindi la contestualizzazione storica, la selezione dei documenti con la documentazione fotografica che ogni singolo gruppo, no, realizza autonomamente. In questo caso quindi sono stati fotografati sia i documenti sia i segni di riconoscimento di cui parlavano anche i colleghi di Lodi, e poi la geolocalizzazione, quindi la visita degli spazi, quelli attualmente esistenti, la decodifica delle fonti, in quel caso si era scelto di visionare in particolar modo un torno di anni tra il 1806 e il 1812, e poi questo è un esempio di scheda tipo di rilevamento dati in cui compaiono gli indicatori condivisi, nome, sesso, data e ora dell'abbandono, età apparente al momento dell'abbandono e notizie. È un materiale seriale, quindi presenta, è stato abbastanza semplice per gli studenti schedare, perché ritrovavano facilmente le indicazioni. Fase successiva, la riscrittura, quindi scrittura del racconto. Ecco, in questa fase si dà, oltre alle indicazioni bibliografiche utili alla contestualizzazione storica, anche delle indicazioni di testi narrativi, romanzi o raccolte di racconti. In questo caso abbiamo fatto leggere agli studenti Stabat Mater di Tiziano Scaffa, ambientato appunto in un prefotografio. Il progetto vede poi gli elementi fondamentali della narratologia. Mi piaceva farvi leggere le impressioni degli studenti, perché ci danno una visione di questo tipo di viaggio nel tempo, in qualche modo un viaggio che rende giustizia a delle vite che non sempre l'hanno avuta durante la loro esistenza. I ragazzi hanno scritto al termine di questa esperienza, i registri presentavano dati che rimandavano a storie tristi, poche righe di documenti burocratici. Noi abbiamo voluto dar loro una vita. È bello pensare che grazie a noi abbiano potuto percorrere strade che altrimenti non avrebbero mai percorso, vivere esperienze che non avrebbero mai vissuto, provare emozioni che non avrebbero mai provato. A tutti quelli da noi adottati abbiamo in qualche modo reso giustizia. Di tutti abbiamo parlato, di tutti rimane ora più di un foglio di archivio compilato. Il progetto della... incentrato sul tema del Grand Tour, con i racconti di viaggio e sull'onda appunto della consultazione dei diari di Antonino Casati, ha avuto come esito il volume Signori in carrozza, con il sottotitolo Viaggiatori non per caso, per sottolineare appunto la consapevolezza e la curiositas culturale con cui viaggiavano gli intellettuali del tempo. Si è contestualizzato focalizzando l'attenzione sulla figura di Antonino Casati, sul tema del viaggio, e fornendo sempre indicazioni bibliografiche e sitografiche, la documentazione fotografica, la schedatura delle fonti e il momento di condivisione degli esiti dei gruppi e in classe in formato digitale.
qui vediamo esempi di schedatura, tipologia, titolo, data, la trascrizione, gli approfondimenti, parti della trascrizione con gli itinerari ricostruiti, nei diari di Antonino Casati compaiono anche, oltre alla descrizione vera e propria dei luoghi, dei resoconti di spese molto interessanti ai fini poi della scrittura narrativa, creativa, perché fanno riferimento a delle abitudini, a delle pratiche, no? Quindi le soste nelle osterie, le mance molto frequenti e l'abbeveraggio dei cavalli. Qui parti della trascrizione in cui vengono citate la cattedrale di Frascati, Villa Giobrandini e l'approfondimento attraverso appunto una ricerca bibliografica. La riflessione conclusiva ha permesso appunto di estrapolare i contenuti chiave del tema del viaggio e del viaggio del tempo come grand tour, organizzazione, insieme agli aspetti del personaggio, in particolare dei suoi interessi culturali e anche lo stile, le caratteristiche della sua scrittura, registro alto, forme arcaiche nel lessico, e poi anche la riflessione sul viaggio come metafora della vita, come curiositas, desiderio, che però presuppone anche l'allontanamento, la separazione e la perdita. Qui ci sono degli esiti che tralasciamo, e per quanto riguarda le impressioni dei ragazzi c'è appunto la consapevolezza che il viaggio sia una serie di prove, di occasioni, di arricchimento o di perdita, e anche la consapevolezza che la narrazione stessa è un viaggio, proprio perché il meccanismo della narrazione parte come esordio il più delle volte da una separazione, da un allontanamento, insomma da una rottura dell'equilibrio iniziale, per poi passare attraverso un climax, un apice, uno spannung a una riconciliazione, a un esito, a una conclusione. Lascio scorrere solo per citare l'altro lavoro, che è quello sulla Grande Guerra, anche in questo caso un viaggio nel tempo, oltre che nello spazio, anche come viaggio forzato del soldato al fronte. Le modalità sono le stesse, per arrivare quindi a una scrittura o di lettere o di pagine di diario. Con questo lavoro abbiamo partecipato al concorso articolo 9 della Costituzione e abbiamo realizzato un video, e ci sono i link del video e del materiale che abbiamo presentato. Ecco, i ragazzi arrivano a capire l'importanza delle microstorie all'interno della macrostoria. L'ultimo progetto, che è quello in fase di realizzazione, ha preso il titolo da un romanzo di Saramago, oggi più volte citato, Tutti i nomi. Passo la parola alla dottoressa Riva, che riprende il discorso e introduce. Sì, allora, questo progetto, che non sapremo come andrà a finire, è uno di quelli che diventerà triennale. È una storia che è stata scoperta per caso con l'arrivo nel nostro archivio dell'archivio dell'ospedale militare di Piacenza. Intanto non è un progetto destinato a una sola classe, ma per la prima volta partecipa una classe in orario curricolare, una classe pluriclasse nella settimana della flessibilità, cioè quella settimana tra i due periodi dell'anno, quindi con studenti di prima, seconda, terza, quarta superiore, in più dei volontari che fanno parte di quella classe che aveva lavorato sulla Grande Guerra, che si è affezionata ai nostri lavori e quindi al pomeriggio lavorano con noi.
In questo lavoro appunto i coordinatori alla pari, come nei nostri laboratori, siamo noi due, però abbiamo introdotto la figura di tanti insegnanti con competenze specifiche, perché siamo passati dalla scrittura creativa al graphic novel e quindi abbiamo introdotto anche questo tipo particolare di resa, perché ci siamo resi conto che questa era una storia che andava a raccontare in un altro modo. Intanto è la storia di questo Giovanni Gagliardi, il titolo è provvisorio, adesso i ragazzi stanno pensando a quello definitivo, perché abbiamo lavorato su una pluralità di fonti, per la prima volta fonti non solo presso l'Archivio di Stato di Piacenza, abbiamo lavorato col casellario politico centrale dell'Archivio Centrale dello Stato, che ci ha mandato in copia i documenti proprio del fascicolo di Giovanni Gagliardi, che va dal 1910, sorvegliato a Parigi come anarchico, a Pettotene, dove viene confinato appunto dal 39 al 43. L'archivio del manicomio di Piacenza, perché purtroppo Giovanni, in quanto uno dei primi obiettori di coscienza italiani, dei primi cinque, venne dichiarato scemo di guerra, per cui passò due anni dal 18 al 19, ma ci sono anche le carte dal 16, quando venne riformato una prima volta nel nostro manicomio. L'archivio dell'ospedale militare dove venne ricoverato, l'archivio del distretto dove ci sono i suoi documenti militari, l'archivio dell'ospedale di San Lazzaro di Reggio Emilia. Per la storia di quest'uomo abbiamo poi utilizzato per la prima volta anche le fonti orali. Questi sono i pronipoti di questo Giovanni Gagliardi, che parte come musicista girovago, che da Castelvetro Piacentino arriva a Parigi, dove vive un'esperienza eccezionale, perché conosce personaggi del calibro di Modì, di Picasso, di tutti quegli intellettuali italiani che erano fuoriusciti all'inizio del secolo. E quindi ci sembrava giusto rendere appunto questa storia così interessante con una veste nuova e soprattutto di partire dalla scrittura, quindi dal racconto. Siamo poi passati alla sceneggiatura del graphic novel, al Menabò, e poi stiamo realizzando con un'ex studentessa che aveva già collaborato con noi, che sta seguendo un percorso specifico di disegno, delle tavole. E qui ci siamo anche qui confrontati con gli studenti e sono molto entusiasti di questa nuova veste, perché secondo loro tira fuori i documenti dall'oblio cui sono condannati, e soprattutto per loro è una forma cui l'espressività ha molta più importanza rispetto alla scrittura, quindi devono osservare, interpretare il documento e renderlo in modo assolutamente nuovo, almeno per noi. Anche in questo caso sono state date diverse tipologie di graphic novel da esaminare, per poi arrivare alla nostra, che è diciamo un altro esempio, perché anche in questo caso il rigore filologico dei documenti c'è molto importante. Certe tavole, come poi vedrete, sono proprio costruiti anche sui documenti. La prima frase di lavoro è stata quella della visita di una mostra all'Archivio di Stato sull'ospedale militare, e soprattutto il lavoro di lettura e decodifica del vigente fascicolo del casellario politico, che consta di ben 180 fogli, e questo per gli studenti, ce l'hanno poi anche detto più volte, è stata la parte più difficile. Vedete poi che questo poverino Giovanni Gagliardi invecchia nel casellario politico del Ministero dell'Interno, si vedono le prime foto di lui giovane musicista a Parigi, che viene spiato quando era poco più che ventenne, quando nel 43 è poi un uomo adulto. Le fasi del lavoro sono queste, correndo sono le prime tavole che sono state realizzate dagli studenti. Ci sono tavole che noi abbiamo chiamato contaminate, in questo caso un fotomontaggio di un dipinto di Renoir, Le Moulin de la Galette, dove Giovanni andava a suonare.
vedete che ci sono Modì e Giovanni Picasso tra gli spettatori, perché siccome vissero assieme nelle comuni di artisti a Montmartre, noi questo l'abbiamo immaginato, che lo andassero a sentire quando suonava. Poi la disegnatrice ha invece disegnato il personaggio, poi invece vedete le altre tavole. Qui ci sono la fisarmonica di Giovanni e Giovanni da vecchio, quando ormai si era convertito anche alla religione anglicana e divenne un predicatore religioso. Abbiamo relatori che hanno molte cose da raccontarci. Chiamo subito Silvia Facchioro, che è qui con alcuni studenti, non so se vengono anche loro, del liceo Moratori di Modena, per presentarci questa esperienza che si chiama Alternanza Scuola-Lavoro, un'esperienza da scrivere. Dunque,